cattive frequenze anche qui. Una cattivissima frequenza. Cattivissima frequenza. Io vorrei cominciare con qualcosa però non di cattivo, qualcosa di bello, di dolce, di simpatico e di carino. Quando questi sono gli effetti di quattro etti di rigatoni di una nota marca Rummo, lo possiamo dire perché tutte le polemiche ci sono state, integrali con pesto di Sicilia. Questo è il risultato di stamattina. Bravo, bravo. Addirittura ci ha cominciato già dalla colazione. Sì, perché era un resto. Ah, ok, vedo. Dicevo, e cominciamo stavolta non in maniera cattiva, ma in maniera curiosa, curiosissima, perché quando si è convinti, ad esempio, che l'Etna sia un vulcano, quando si è convinti che la Sicilia sia un'isola, l'Italia è una penisola, e che posso dire che le cozze stanno a Messina come Ciccio sta a cattive frequenze, cosa succede? Siamo smentiti immediatamente. Io vorrei far vedere un video, se il nostro Fabio è pronto, dove si smonta determinate certezze che noi abbiamo nell'agroalimentare, nella cultura, nella coltura. Coltura. Hai detto cultura? Coltura. Ma anche la cultura è una cultura. Tu hai detto coltura. Con Otranto. Con l'O di Otranto, Sardegna. Poi ne parliamo. Va bene, andiamo a vedere il video. Vengo da Scordia. Da Scordia. È un paese in provincia di Catania, infatti mi sono vestita di verde per onorare il nostro frutto, il nostro pistacchio, è famosissimo. Certo. Ma non è... sì. ma il pistacchio... Cadono determinate cose. I Firarello, i Castiglione. Cosa diranno? Io penso che il Castiglione lo vedremo... da buon orso. No, ma poi torna a dire Scordia Caput Mundi, tu lo sai, la tentacolare Scordia. Ma la rutilante. La rutilante Scordia. Ora abbiamo la possibilità di avere qualcuno in collegamento? Qualcuno ma che magari da sia scordiense e abbia a che fare con gli agrumi? Che non se lo scordi. Che non se lo scordi? Pronto? Sì, pronto? Sì. Mi vedete? Mi sentite? Sì, la vediamo, la sentiamo. Allora, io sono... È frizzato. Sono sconvolto. Lei è leggermente frizzato. Continui? Sì, con l'arancia, sono frizzato. Sì. Vediamo se riusciamo a perfezionarlo, ma dobbiamo comunque parlare di questa, perché insomma... Dobbiamo parlare certo di questa... Sì. Di questa cosa. Forse sta spostando da una stanza all'altra perché in questo momento noi non la sentiamo. Pronto? Ora non mi sentite più. Pronto? Non mi sentite più. Ma la vogliamo fare come la facciamo? No, la sentiamo, ora la sentiamo, sì. Allora, dicevo, io sono sconvolto. Sono sconvolto perché sono nato a Scordia. Mi hanno detto che a Scordia era città delle arance, del tarocco, del moro, del sanguinello. E che nei biberon anziché mettere il latte mettevano il succo d'arancia, e quando andavamo a fare le analisi del sangue, per esempio, usciva del sanguinella. Ci ricercavano la vitamina C e gli antiossidanti, no? Certo, infatti, invece il gruppo era tarocco RH positivo. Esatto. Invece ieri sera ho scoperto una cosa, ieri sera mi pare che sia stata comunque lì, ho scoperto che io ero convinto, e tutti gli scordienti eravamo convinti che di vendere arance tarocco, e da qui abbiamo capito perché c'è crisi degli agrumi, che non si riusciva a vendere prima, perché noi a Scordia abbiamo il pistacchio, non le arance rosse. A questo punto bisogna capire, perché forse voi avevate questi alberi che facevano queste specie di chicchi verdi e poi prendevate questo fastidio. Chicchi verdi da dentro l'arancia, no? Noi l'abbiamo venduto per arance, capito? L'abbiamo venduto per arance. No, ma sicuramente sarà stata una buttata, no? Da parte della... una domanda pubblicitaria, perché ti dico una cosa, a Scordia, tu sai che i bambini, penso che l'hanno insegnato anche a Ciccio, sì. I bambini nascono sotto il cavolo, no? Sì. I bambini? Nascono sotto il cavolo. Ah, no, certo. No, Ciccio sa della cicogna, Ciccio sa della cicogna. Io sapevo della cicogna. La cicogna. E a Scordia invece si nasce sotto un piede di arancia, di agrume,
ed è rinomata per i nidi di cicogna sugli alberi di arancio, capito? Quindi allora secondo me c'è stata una provocazione, qualcosa fatta apposta, perché tutti quanti sanno a Scordia che è la città delle arance, le più dolci arance del mondo. A proposito di questo, Gino, sì, per affrontare questa cosa che è vera, che in Scordia ci sono le arance rosse, sì, io te lo posso testimoniare, sì, ci sarà dal 4, 5 e 6 aprile, c'è l'Orange Fest. Si sta facendo pubblicità, hai visto? Non lo chiamiamo, non lo chiamiamo come esperto, lo chiamiamo come uso privatistico. Sta facendo un uso privatistico della televisione, ma non ho capito. Ah, a proposito, mi viene in mente che il 4, 5, 6, e le viene in mente che ci sarà una festa, una sagra, cosa ci sarà a Scordia? Che sagra è un Orange Fest, cioè è quello per far conoscere il prodotto, e per certificare quello che ho detto, far conoscere il prodotto che è tipico di Scordia, sono le arance rosse, quindi Tarocco, Mora, Sanguinello, e far conoscere il territorio, perché le sagre fai conoscere solo il prodotto, un Orange Fest tu fai conoscere il prodotto principale, il territorio e quelle che sono le, diciamo, gli artisti, gli artigiani, tutto quello che ruota attorno alla città, diciamo le eccellenze e sai che a Scordia ci sono tante eccellenze anche nel mondo degli artisti musicali, anche attori ormai, diciamo, rinomati come le arance del mondo. Siamo molto vero. Allora sì, noi la ringraziamo per questa sua consulenza, la ringraziamo. Grazie tantissimo, buon divertimento. Nel frattempo c'è si vedono delle immagini, non so se lei sta vedendo o meno, di un fest passato? Di un fest passato. E le diciamo buon divertimento. Qualora io e Ciccio non dovessimo arrivare in tempo per la sagra, una chelata di pistacchi ce la può portare? Sicuramente sì, però c'è una cosa, io vi un consiglio che do a tutti quanti, che poi ci sarà quest'anno un prodotto nuovo, Scordiense, inerente all'arancia rossa, non il pistacchio, quello lasciamo a Bronte perché è l'oro verde di Sicilia, ma di Bronte soprattutto, quindi un prodotto di eccellenza siciliano. Come sono? Le arance rosse di Scordia, rinomate per la sua dolcezza. Cioè il sindaco qua dovrebbe pagare questo spot. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Però poi se venite a Scordia in quelle date, c'è un prodotto che non vi faremo sapere più avanti, un prodotto particolare a base di arancia, un prodotto che diventerà secondo me qualcosa di importante. È una marmellata, un succo, che cos'è? Sì, poi no, è un dolce, no, capito, però non bisogna anticipare. Va bene, vabbè, grazie. E ha innestato il seme della curiosità e saremo lì dal 4 in poi, dal 4 di aprile in poi. Grazie. Non per l'oro verde, non per l'oro, ma per l'oro rosso. Arrivederci, grazie. Dal campo alla tavola degli italiani, Ecogruppo Italia, azienda di certificazione in agricoltura biologica, garantisce il rispetto delle norme a tutela del produttore e del consumatore. Ecogruppo Italia, con diverse sedi in Europa, certifica i prodotti agroalimentari biologici con gli standard internazionali più richiesti. Ecogruppo Italia, certificazione di qualità in agroalimentare, cosmesi, strutture ricettive, biodetergenza.
pistacchi, arance. Cattive frequenze, tipo A come agricoltura. A come agricoltura. A come agricoltura. Ma a proposito di agricoltura, di ortaggi e sagre e feste e situazioni, la scorsa settimana mi sono davvero divertito. Chi fu Fabio? Parliamo più piano. Facciamo gli spiegare. Sta prendendo tempo e fa così. Non si sa se parlare più piano, se abbassarsi dall'inquadratura, se giocare a basket senza palla. Esatto. E quindi praticamente il discorso qual è? Che a proposito di queste sagre, a Propaganda Light, nota trasmissione della 7, la scorsa settimana si è riparlato del battibecco, forse più di un battibecco, tra il presidente della regione Campania, esponente del PD, De Luca, pittoresco, colorito, sì, ma molto male, esatto. E la Meloni, insomma, non se ne sono mandati a dire. E la ricostruzione. Ma tu sai, scusami, così prendiamo anche un po' di tempo. È pronto. Ma tu sai che Crozza ha dichiarato: sono in grosso imbarazzo. Il De Luca vero ha superato è benissimo. E a questo proposito ci sono questi 3 minuti, insomma, registrati proprio lampo e stampo, come si dice col telefonino, quindi live, se le immagini ballano non fateci caso. Ma però, la cattiva frequenza è questa, non sì. È che c'è la perfezione. Dall'astura. Perché non siamo lì a spiare, noi siamo lì a rubare, siamo lì a prendere. Guardate e fatevi 2 risatine se ce la fate. Per i tagli, diciamo, dei fondi alla regione Campania e Giorgia Meloni, perché lei ha replicato a Porta a Porta, ok? Quindi replica a De Luca. Lei parla più o meno tutto, quando, e arriva al punto, quando deve rispondere a De Luca, come risponde così? E io credo che questo sia quello che ha fatto arrabbiare il presidente della regione Campania Vespa, perché se uno andasse a guardare come sono stati spesi i soldi della coesione in Campania, io qualcosa di incredibile, Caruccio, l'ho trovato. Qui ci abbiamo la festa del fagiolo e della patata, la sagra dello scazzatiello, la rassegna della zampogna, la sagra del cecatiello, la festa del caciocavallo podolico. Ora, io capisco che, insomma, la festa del caciocavallo, diciamo, si fa, no, perché si fa la foto col caciocavallo, cioè si fa più consenso. Però obiettivamente mi chiedo se queste siano le priorità di una regione come la Campania, no? Allora, oggi De Luca ha risposto, gli ha dato la stracciarola, gli ha detto delle cose. Che neanche ve le ripeto, andatela a cercare perché. Però rimaniamo qua. Esatto. Non vi fate distogliere dal match in teoria De Luca Meloni. Qua quello colpito non è De Luca. No. State tutti pensando a una persona. C'è altro che Ferragnez, altro che problemi di famiglia, qua è una roba brutta. Questo è proprio a giostra del Saracino, ha tirato un paio di pallate in faccia ai suoi, anche perché c'è Ministero della Sovranità Alimentare, che lui se ne fa tutte ste sagre, ecco qua. Cioè tu hai tuo cognato che fa il ministro della sagra del caciocavallo, cioè quello che fa la foto col caciocavallo è lui, è tuo cognato. Ma non solo. E tu vai da Vespa a dista, è una roba, no, ma lui che uno ci resta proprio male, anche se enfatizza all'improvviso senza volere. E poi non va a frequentare la sagra, lui va lì per dare un premio, per, certo, per ma preservare lui vive di sta roba, la qualità è l'elemento cardine che contraddice, ma ci mancherebbe l'inaugurazione della sagra del carciofo romanesco, ma perché no? Ma certo che sì. Allora io ci ho visto un po' di razzismo, di campanilismo, perché lei quando ha detto caciocavallo podolico, se è caciocavallo podolico, sì, faceva ridere questa cosa. Caciocavallo podolico c'ha 4.000 anni, mica stavo carciofo romanesco. E dopodiché l'altra botta proprio. Sì. Dice, vabbè, sono in casa, no, pure gli alleati. Cioè, quest'uomo se l'è fatte tutte le sagre. Tutte le sagre. Salvini. Ricorda questa composizione che ha fatto grande flagello? Ricorda quella che lui fece per i trattori? Sì. Con una foto per anno 2014, tutti gli anni, qua non li ha messi gli anni, perché questi sono le sagre che lui fa in un solo anno. Sì, questa è una mesata, diciamo, più o meno. Ha fatto questa cosa.
E allora, in questi due minuti ti lascio la parola, Gino. In questi ultimi 120 secondi del nostro cattivo frequenza. No. Comunque la si pensi, c'è solo veramente. Una risata non ti può non scappare. Sulla risata non si può scappare, ma è la risata che ci salverà. È la satira, è l'ironia che ci salverà dalla mediocrità. Dalla credine e così gratuita, sì. dall'avvelenare il pozzo altrui senza sapere che l'altrui pozzo è quello che fornisce l'acqua a te. E forse è questo, forse una risata. E penso a quel povero Vespa quando, diciamo, tra una sfregata di mani e una bava. Mi piace che senza filtri Gino dice quello che è una bava che non sa come prendere e districarsi da una situazione del genere. E noi italiani che siamo lì davanti a questa scatoletta magica chiamata televisione, che tutti quanti siamo convinti che sia foriera, che sia la scatola, la cosa che detiene la verità, in realtà dobbiamo stare molto ma molto attenti. Allontaniamoci guardiamo sì la televisione, ma quando è spenta, o di lato o di dietro o quando manca la luce, e poi accorgiamoci con una serie di dialoghi, di interventi, di parole con gli altri, che la verità è ben altra e ne dobbiamo essere noi titolari. Noi chiudiamo qua perché, fantastico Gino, nella prossima puntata non dovete perdere, vedremo a tal proposito un punto G con due... No! Ciao!